Buongiorno cari ascoltatori, siamo quasi arrivati al giubileo. Un anno fa, nel marzo del 2020, ho cominciato a registrare questi podcast in italiano e per tutti quelli che amano l'Italia e la lingua italiana, i miei podcast sono e rimangono gratis. Con ogni episodio voglio aiutarvi ad imparare l'italiano e cerco di farvi una cosa gradita. Come potete capire, però, si tratta di molto lavoro, ma sono contenta quando un episodio trova tanti ascoltatori. Se volete aiutarmi e far sì che gli episodi continuino, potete regalarmi un caffè, come ai vecchi tempi, un caffè al banco per un euro. Andate sul link www.il-tedesco.it e cliccate in alto a destra sulla scritta blu Spenden Sie einen Kaffee. Grazie mille e ancora buon divertimento con l'ascolto dei nuovi episodi di Luisa's Learn Italian Podcast. Hello dear listeners, we have almost reached our anniversary. 1 year ago in March 2020 I began to record my Italian podcasts, and for everyone who loves Italy and the Italian language, they will remain free of charge. With every episode, I hope to help you learn and improve your Italian, so I also hope to bring you joy. As you will understand, it is a lot of work, but I'm happy whenever an episode finds many listeners. If you want to support me and contribute to my next work, you can offer me a coffee. Just like the good old times when a coffee cost 1 euro. You can visit my homepage www.il-tedesco.it and click the blue button Spenden Sie einen Kaffee. Thanks a lot and enjoy the new episodes of Luisa's Learn Italian podcast. Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 46. Oggi parliamo di grammatica e vi spiego i pronomi indiretti. I pronomi indiretti sono quelle parole che rispondono alla domanda a chi, wem. In tedesco si chiama dativo ed è il terzo caso, dritter Fall, della grammatica tedesca. Dativo, questa parola proviene dalla parola latina dare, per questo descrive chi riceve qualcosa, dare, geben. Der dritte Fall oder Dativ beschreibt den Empfänger des Gegebenen. Nella lingua italiana chiamiamo il terzo caso dativo o più semplicemente parliamo di pronomi indiretti e i pronomi indiretti sono i seguenti: mi, mir, ti, dir, le, ihr, ihnen, nella forma di cortesia, gli, im, ci, uns, vi, euch, gli, ihnen. Facciamo alcuni esempi. Regalo a Maria un libro. Le regalo un libro. Nella prima frase, regalo a Maria un libro, voglio dire che compro un libro per Maria. E nella seconda frase, non voglio dire a Maria o per Maria, e sostituisco questo elemento con il pronome le, ihr. Ich kaufe der Maria ein Buch. Ich kaufe ihr ein Buch. Altro esempio. Scrivo una lettera a Paolo. Oppure, gli scrivo una lettera. Scrivo una lettera a Paolo. Ich schreibe Paolo einen Brief. Gli scrivo una lettera. Ich schreibe ihm einen Brief. Ancora altri esempi. Do a te le chiavi. Ti do le chiavi. Do a te le chiavi, ich gebe dir die Schlüssel. Dico a Laura e Piero di venire domani. Gli dico di venire domani. Dico a Laura e Piero di venire domani. Ich sage Laura und Piero
morgen zu kommen. Sie sollen morgen kommen. Ich sage Ihnen morgen zu kommen. Gli dico di venire domani. Ripetiamo insieme allora i pronomi indiretti. Mi, mir, ti, dir, gli, ihm, le, ihr, ci, uns, vi, euch, gli, ihnen. E adesso provate voi a sostituire l'elemento del terzo caso, cioè il dativo, con un pronome indiretto. Scrivo un'email al professore. Scrivo un'email al professore. Sostituite al professore. Gli scrivo un'email. Regalo alla bambina un giocattolo. Regalo alla bambina un giocattolo. Le regalo un giocattolo. Dico a mamma e papà di venire a pranzo da noi domenica. Dico a mamma e papà di venire a pranzo da noi domenica. Gli dico di venire a pranzo da noi domenica. Ecco il mio numero di telefono, Armando, così può telefonare a me domani. Ecco il mio numero di telefono, Armando, così può telefonare a me domani. Ecco il mio numero di telefono, Armando, così mi può telefonare domani. Oggi preparo le lasagne per te. Oggi preparo le lasagne per te. Oggi ti preparo le lasagne. Cristina e Antonella sono in vacanza. Hanno detto che scrivono una cartolina a noi. Cristina e Antonella sono in vacanza, hanno detto che scrivono una cartolina a noi. Cristina e Antonella sono in vacanza, mi hanno detto che ci scrivono una cartolina. Ci scrivono una cartolina a noi. Ai tempi del passato i pronomi indiretti rimangono prima del verbo. Ti ho scritto una cartolina. Ich habe dir eine Postkarte geschrieben. Ti ho scritto una cartolina. Mi hai detto la verità. Hast du mir die Wahrheit gesagt? Mi hai detto la verità. Gli ho raccontato cosa è successo ieri. Ich habe ihm erzählt, was gestern passiert ist. Gli ho raccontato cosa è successo ieri. Le ho mandato un mazzo di fiori. Ich habe ihr einen Blumenstrauß geschickt. Le ho mandato un mazzo di fiori. Ci hanno scritto dalla montagna. Sie haben uns von den Bergen geschrieben. Ci hanno scritto dalla montagna. Vi abbiamo regalato dei biglietti per un concerto. Wir haben euch Karten für ein Konzert geschenkt. Vi abbiamo regalato biglietti per un concerto. Gli abbiamo telefonato ieri. Wir haben mit Ihnen gestern telefoniert. Gli abbiamo telefonato ieri. Attenzione, il verbo telefonare, telefonieren o anrufen, richiede sempre il dativo. Abbiamo detto fino ad ora che i pronomi indiretti si trovano davanti al verbo, al presente, al passato, al futuro. In due casi però i verbi vengono dopo il verbo e formano una sola parola con lui, e cioè alla forma imperativa, dagli un bicchiere d'acqua. Gib ihm ein Glas Wasser. Dagli
ein Wort, una parola, dagli un bicchiere d'acqua. In questo caso l'imperativo da, gib, si unisce al pronome im, gli, e forma una sola parola, dagli. Regalale dei fiori, schenk ihr Blumen. Regala, schenk, la forma dell'imperativo, le, ihr, regalale. Fateci sapere quando arrivate. Lasst uns wissen, wann ihr angekommen seid. Fate, lasst, ci, uns, fateci. Dimmi a che ora arrivi. Sag mir, um wie viel Uhr du ankommst. Di, sag, mi, mir, dimmi. Con due M, con l'imperativo di alcuni verbi che sono costituiti appunto da una sola sillaba, la prima consonante del pronome viene raddoppiata, quindi dimmi, sag mir, dammi, gib mir, dagli, qui non viene raddoppiato, gib ihm, perché la G non si può raddoppiare. Il pronome viene attaccato anche al verbo infinito. Vorrei regalargli una cravatta. Ich möchte ihm eine Krawatte schenken. Regalare è un verbo alla forma infinita e perde l'ultima vocale e il pronome gli viene attaccato in modo da formare una sola parola. Vuoi dirmi la verità? Willst du mir die Wahrheit sagen? Dire, il verbo all'infinito, perde la e, quindi dir e poi c'è il mi, mir, dirmi. Possiamo darvi una spiegazione, wir können euch eine Erklärung geben. Dare è il verbo all'infinito, perde la e prende il pronome vi, euch, darvi, euch geben. Ecco, siamo arrivati alla fine dell'episodio sui pronomi indiretti che appunto rispondono alla domanda a chi, wem. Spero che le mie spiegazioni vi aiutino a capire meglio il terzo caso, il dativo, e vi ricordo che potete trovare la trascrizione di questo podcast sul sito www.il-tedesco.it. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio con la seconda parte riguardante i pronomi diretti. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao! Thank you.